Salve e benvenuti a tutti. Che atmosfera oggi sulle gradinate, amici del calcio. Il pubblico di casa sente che questa è la grande occasione per i suoi ragazzi di fare il colpaccio. Il pareggio dell'andata infatti li mette in una posizione di leggero vantaggio sugli avversari per riuscire a superare questa fase importantissima. Speriamo di avere la fortuna di vedere insieme una partita da ricordare e di poter gridare a gol già dalle prime battute. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Luca, la strada per la finale è lastricata di buoni propositi. Oggi servirà anche metterli in pratica, però, considerato il pareggio dell'andata. Sarà interessante soprattutto vedere in che modo i due allenatori proveranno a spezzare l'equilibrio. Nel piano partita dovranno anche mettere in conto che questi 90 minuti potrebbero non bastare, come all'andata. E poi c'è la lama a doppio taglio del fattore campo per la squadra di casa. Può dare una mano in più, ma anche aggiungere una pressione eccessiva. La strada per la finale è lastricata di buoni propositi. Oggi servirà anche metterli in pratica, però, considerato il pareggio dell'andata. È difficile prevedere quel che succederà. I padroni di casa hanno un leggero vantaggio psicologico. Sono usciti indenni dalla partita dell'andata e ora saranno carichi grazie al sostegno del pubblico amico. Ma non è certo abbastanza per arrivare all'ultimo appuntamento del torneo. Più facile a dirsi che a farsi, ma oggi servirà il gol. La partita è già cominciata. Costa! Un gol capolavoro! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pjanic non impensierisce la difesa. Palla in avanti verso il compagno. Bonaventura prova con la palla lunga. Alexandro. Rebic. Laxalt riceve un bel pallone. Occhio al cross. Va di testa. Che grande parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Ecco Dybala. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo crossa. No, nessuno arriva sul cross. Matuidi. Alessandro, c'è il cross. Pericolo. E sbaglia al momento della conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Avanza deciso. Ecco Dybala. Scatta verso il pallone. Laxalt. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Lungo pallone in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Calabria. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un il punteggio è quindi di 1-0. Ramsey. Pjanic.
Matuidi. Scatta verso il pallone. Douglas Costa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Quadrado cerca il tiro. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Buonaventura. Buonaventura riceve in posizione interessante. Lotta, perde l'equilibrio. Quadrado. E non va troppo per il sottile. Bel pallone. Paolo Dybala oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto e passa. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Colpisce in linea portiere battuto. Tocco morbido. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Che sì. Alessio Romagnoli tenta di scavalcare la mediana. Bennacer. Laxalt. Rebic. Ai, stanno correndo rischi davvero. Ci prova. E l'estremo difensore ci arriva. Conclusione angolatissima. C'è il colpo di testa. La mette dentro. È un gol che li rimette in parità, sfida tutta da vivere. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Questo errore potrebbe esservi fatale. Ramsey. Ramsey. E c'è il gol della Juve. Grazie a questo gol adesso sono avanti. Hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. La difesa però ha le sue colpe. Doveva leggere meglio lo svolgimento dell'azione, intervenire e non lasciarlo concludere così indisturbato. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Cerca la profondità. C'è la palla lunga in avanti. Cristiano Ronaldo gioca con un pallone lungo. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Rebic. Rebic si lancia sulla fascia sinistra. Bennacer. Può tentare la conclusione. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà.
Prova Matuidi. Occasione per il contropiede. Cristiano Ronaldo. Ramsey. Dybala. Prova il tiro. La sfera in contatto. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Il divario tra le arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Difficile dire con certezza se questo vantaggio di due gol potrà essere decisivo. Certo, al momento non vedo come gli avversari possano riuscire a invertire la tendenza nel secondo tempo. 3-1, già tante emozioni alla fine di questo primo tempo. Prime fasi della ripresa già in corso. Cristiano Ronaldo, di forza. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Il portiere la calcia lontano. Calcio di punizione per la Juventus. Bonucci. Alessandro. Costa. Cerca il numero. Pjanic. Ramsey. Cuadrado. Cuadrado! Che parata! Certo, non un intervento di Rudin. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Bello intervento difensivo. Pallone lungo in verticale. La gioca sull'altra fascia. Ecco Dybala. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Calabria. C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Alessandro raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cristiano Ronaldo si prepara in mezzo all'area. Per uno specialista dei colpi di testa come lui, questi calci d'angolo rappresentano sempre un'occasione da gol. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Sicuro qui l'intervento del portiere. Cuadrado la mette in avanti. Calabria legge bene l'azione, blocca il pallone. Ottimo il fraseggio. Matuidi. Buonaventura. Contrasto molto deciso. Costa. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ramsey. E c'è il palo. Sulla destra. Che sì. Çalhanoğlu. E il portiere dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Wow.
Cross verso il centro dell'area. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Danilo. Scodella in avanti. Bennacer. C'è letteralmente una pioggia di cross in area lunga. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Un gol semplicemente fantastico! Che gol fantastico! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Gol di vantaggio e risultato in casa. Prova a verticalizzare. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Il Milan al calcio di punizione. Çalhanoğlu. Parata di Szczęsny. E il portiere dice di no. Incornata! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Danilo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non riesce a mantenere il possesso. Calcio di punizione per la Juventus. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Il Milan. Adesso 2 giocatori a Milan quest'anno. Non trova la porta. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cristiano Ronaldo. Allontana il pallone. Pjanic sceglie tocco corto. C'è il retropassaggio. Occasione da rete. Rebic. Lungo passaggio in avanti. Bella apertura. È riuscito a passare. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Dybala. Prova la giocata di Fino. E perde il duello fisico con l'avversario. Palla filtrata, occhio al tiro.
si fa trovare pronto e allontana il pallone. Calabria, Buonaventura, Rebic riceve in ottima posizione. Occhio al tiro, è stato fantastico con questa parata. Danilo, l'arbitro ha comunicato 4 minuti di recupero al quarto uomo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Può cercare il taglio in mezzo. Cercano l'azione veloce. Bell'anticipo, pericolo sventato. Alessandro vede l'inserimento del compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale. E l'arbitro dice che può bastare. La Juventus avanza al ballo di fine anno dopo una semifinale stravinta. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Grande vittoria in una partita importantissima che dà l'accesso alla finale. Adesso è rimasto l'ultimo passo, quello più difficile.